Cupra Marittima è un'accogliente cittadina di circa 5.000 abitanti, rinomato centro turistico della costa marchigiana. Non è soltanto nota per la famosa cera di Cupra del dottor Ciccarelli o per la raccolta di conchiglie più ricca e bella del mondo presso il Museo Malacologico, ma riveste una grandissima importanza anche dal punto di vista storico, architettonico e culturale. Vanta infatti, tra le altre cose, un'area archeologica romana e medievale. Meritano di essere visitati i resti della civiltà romana, il castello di Marano, il rudere di Sant'Andrea, la Civita di San Basso, patrono della cittadina, il museo del territorio, il laboratorio didattico di ecologia del Quartenario, la duna marittima, il presepio permanente e le numerose chiese. Cupra Marittima, anche per l'anno 2012, ha ottenuto il riconoscimento della bandiera blu. Mi trovo sul pattino di salvataggio e sono sul lungomare di Cupra Marittima. Parte da qui il nostro racconto. Cupra Marittima, che pensate, fino al 1863 si chiamava Marano. Marano infatti è il vecchio incasato di origine medievale da quale poi si è originata tutta la cittadina. Cittadina che poi si è espansa verso il mare. Cittadina che ha vissuto un vero e proprio boom anche a livello turistico a partire dai primi del Novecento, con l'edificazione di tanti bei villini liberti e dei primi bagni. E allora parliamo proprio di turismo in questa puntata, andiamo a vedere quali sono stati i concessionari di spiaggia, gli operatori turistici che hanno raggiunto questo importante traguardo, e cioè l'attribuzione della bandiera blu. Siamo a Cupra Marittima con il presidente della Proloco, Pino Neroni. E allora, presidente, fra l'altro eletto anche da poco, ma tanto lavoro c'è stato in questi mesi e tante iniziative per Cupra Marittima, vero? E per la valorizzazione. Esatto, esatto. Abbiamo un calendario ricco di eventi quest'anno a Cupra Marittima, un calendario che stiamo portando avanti con tanto impegno e tanta passione. Siamo partiti con il calendario, quindi abbiamo iniziato a maggio con la fiera di maggio, e adesso il prossimo appuntamento per quanto riguarda la Prologo saranno le mostre di pittura che andremo a portare qui alla sala polivalente per il 38esimo anno, dove andremo a fare l'ennesimo premio Cupra 2012 con tanti pittori a livello nazionale che verranno qui sulla riviera maranense, diciamo. Ecco, a livello nazionale, quindi insomma si cerca di dare ampio respiro, perché diciamolo, questa è una cittadina che vive di turismo e è anche un po' il vostro orgoglio. Esatto, noi viviamo di turismo, viviamo di mare, e da quest'anno non vivremo solamente di mare ma anche di cultura, perché oltre al calendario di eventi avremo proprio l'evento dell'estate, proprio che abbiamo organizzato e stiamo portando avanti da diversi mesi in collaborazione con l'amministrazione comunale tutta, l'Archeo Club e anche parecchie persone di Cupra che ci stanno dando una mano per costruire e allestire questo evento che sarà Artocria e verrà fatto il 21 e il 22 luglio, una rievocazione storica romana che andremo proprio a fare per tutte le vie di Cupra Marittima. Andremo ad allestire praticamente una rivisitazione di un villaggio romano e andremo a mostrare come vivevano i cuprensi 2000 anni fa, a tempo del Sacro Romano Impero. Ecco perché io l'ho detto prima, infatti, che comunque Cupra ha questa storia, insomma gli scavi archeologici qui parlano davvero e testimoniano questa storia romana. Esatto, noi abbiamo praticamente il petrolio, un fiume di cultura che ci cammina sotto i piedi, e stiamo cercando di far sì che questa cultura venga, già è venuta alla luce, e faremo del tutto per mostrare questa cultura a tutti quanti, quindi a italiani, europei e tutte le persone che vorranno venire a Cupra per vedere questi nuovi scavi. Che... Quindi insomma non solo mare, non solo bellezze, non solo bandiere blu, non solo anche gusto, perché si sa che poi sono tanti gli appuntamenti col gusto, anche la cultura, e questa è la vostra innovazione. Grazie mille. Grazie. Con il sindaco di Cupra Marittima, Domenico D'Annibali, parliamo di turismo. Sindaco, allora la stagione è partita, il lungomare già è comunque affollato, e questo è un buon risultato, soprattutto in tempi di crisi, no?
Eh sì, devo dire che la stagione speriamo che sia anche positiva, che possano arrivare un bel po' di turisti. Noi comunque abbiamo un turismo abbastanza consolidato, quindi stabile. Abbiamo in genere abbiamo fatto dei questionari, quindi una ricerca di sul turista che arriva, e in genere sono famiglie con bambini piccoli, e quindi loro apprezzano la nostra spiaggia bianca e sicura, e quindi in genere tornano sempre. E anche promette bene, adesso in questi giorni ci sono tanti turisti che arrivano, anche alcuni stranieri, questo mi fa piacere, speriamo che possano quindi continuare. Insomma, in barba alla crisi comunque gli standard qui a Cupra sono molto alti, e lo conferma anche la cerimonia di oggi di assegnazione delle bandiere blu. Sì, perché cerchiamo, voglio dire, dobbiamo in qualche modo cercare di alzare il livello, la qualità del servizio, e questo è Cupra Marittima può offrire tantissimo, oltre alla spiaggia, il mare, però abbiamo anche un clima fantastico, paesaggio, voglio dire, bello, e poi anche da un punto di vista culturale abbiamo quindi tante bellezze, parco archeologico, Borgo di Marano e tante altre cose che, voglio dire, possono essere degli elementi portanti di un turismo di qualità che possa quindi far venire persone e star bene sul nostro territorio. Questa è la cosa fondamentale, cioè dobbiamo lavorare molto sulla qualità del servizio e sull'ospitalità. Con Marco Malaigia, l'assessore al turismo e all'ambiente di Cupra Marittima, turismo e ambiente legati insieme, turismo e ambiente si ritrovano nella bandiera blu, assessore, certo, che voi avete qui a Cupra ormai da anni. Certamente, è la 15ª bandiera blu che prendiamo, ne sono orgoglioso, anzi diciamo ne siamo orgogliosi tutti, perché la bandiera blu appartiene a tutti i cuprensi, non solo ai concessionari. L'abbiamo ottenuta anche quest'anno, merito soprattutto dei nostri collaboratori, dei funzionari, e anche del fatto che comunque ci avvaliamo di collaboratori esterni come l'ARPAM, la Capitaneria di Porto ovviamente. Diciamo un po' tutti gli attori principali del comune sono coinvolti in questo monitoraggio. La bandiera blu, ricordo, sì, che è soprattutto ottenuta perché le acque di balneazione sono pulite. Noi abbiamo tre punti qui, sono monitorati continuamente, qui ci sono acque pulitissime. E poi, dati alla mano, lo certifichiamo, ma non solo, perché effettivamente molti telespettatori potranno pensare che ci si limita solamente alle acque. Non è così. No, non è così, perché oltre alle acque di balneazione prevale anche il dato confortante che ci è stato fornito dalla Picena Ambiente, ed è la raccolta differenziata. A tale proposito voglio ricordare che noi avevamo i dati a gennaio, quindi relativi all'anno precedente, per una raccolta differenziata che si attestava sul 38-39%, e attuando il porta a porta spinto, i dati attuali invece che abbiamo sono del 52%, quindi c'è stato un incremento notevole, e anche lì insomma siamo rimasti abbastanza contenti. Tutti i cittadini partecipano poi a questo porta a porta spinto, e speriamo di arrivare al 67%, dato auspicabile. Insomma le percentuali saliranno anche i turisti grazie a questa bandiera blu, noi ce lo auguriamo, visto il periodo che stiamo vivendo, no? Spero proprio di sì. Ho parlato qualche giorno fa con l'associazione turistica Cuprense per cercare di capire un po' qual era il segnale che proveniva dal turismo, insomma, e dicono che sia quest'anno, nonostante la crisi, insomma, abbastanza confortante. Ci tengo a dire che quest'anno poi stiamo attuando la manovra di approccio verso il Consorzio Turistico delle Palme, e quindi ecco, il prossimo anno saremo dentro a tutti gli effetti, e quindi cerchiamo insomma di allargare anche la nostra opportunità turistica. Sì. Grazie mille, assessore, grazie.